Un pokerissimo per mettere in vetrina il suo talento più interessante. L'Inter di Zanchetta rifila 5 gol al Bologna a Interello, rilanciando l'andatura verso la vetta del girone B e lasciandosi alle spalle il mezzo passo falso nel recupero contro il Cittadella. A rubare la scena è Edoardo Vergani, bomber classe 2001 dell'Under 17 nerazzurra e anche della nazionale di categoria di Nunziata. La sfida con altri due attaccanti decisamente promettenti come i bolognesi Rosso e Rocchi non dura nemmeno un tempo, nel senso che il giovane attaccante interista nel giro di 27 minuti chiude la pratica o quasi. 1-0 arriva in scivolata da centravanti di Razza sul cross di Gianelli dalla destra. Un centrocampista da seguire con attenzione, un ragazzo già protagonista con le selezioni giovanili di Lega Pro nello scorso anno, quando militava nella Cremonese. Dal suo passaggio in nerazzurro in estate fino ad oggi, tanti passi in avanti e nel match con il Bologna anche un secondo assist sul 2-0 di Vergani dopo un grande intervento di Pozzer ad evitare il pari avversario. Stavolta più del suggerimento in profondità, però apprezziamo il tocco morbido del numero 9, letale nell'1 contro 1 con Garoia. Il tris che fa calare un sipario nettamente anticipato già a fine tempo arriva su spettacolare calcio di punizione di Mitrea, da gustarsi senza troppi commenti. Ancora Vergani fa tempo a sfiorare addirittura la tripletta personale in meno di 40 minuti, con un mancino che scheggia all'incrocio dei pali, appuntamento solo rimandato per lui. In avvio di ripresa però lo scatto di orgoglio del Bologna crea non pochi problemi alla squadra di Zanchetta, che subisce il 3-1 momentaneo su calcio d'angolo con rapido e vincente stop e tiro di Castaldi sotto la traversa. Un forcing offensivo che porta gli ospiti ad un passo dal 3-2 con grande occasione per il talentino 2002 Rocchi, trattenuta proprio a cavallo della linea bianca di Pirola su Adusa, rigore concesso senza esitazioni dall'arbitro ma calciato sulla traversa dal numero 10 rossoblù e mazzata definitiva sulle speranze di rimonta emiliane. Dall'altra parte del campo infatti Vergani non ricambia la cortesia, come direbbe De André, e punisce nuovamente Garoia esattamente a metà frazione, con hat-trick stavolta ufficiale. Nel finale ecco poi il 5-1 di Esposito, anche lui 2002, ma senza che si possa notare la differenza per l'anno in meno, come nel derby di settimana scorsa, ingresso perfetto dalla panchina e timbro a referto, con caparbietà e fame di gol da giocatore che si farà alla grande. L'ottima partenza di Cesena e Dellas tiene per ora più lontano il primo posto in graduatoria, ma con un Inter del genere in questa stagione ci sarà senza dubbio da divertirsi. Dal centro di formazione Suning in Milano, per la Giovane Italia, Luca Brivio.